chiedervi di mettere qualche firma. Ecco, prima lo sposo. Prego. Poi la sposa. E infine i due testimoni, prego. Grazie. Bene, ora lo sposo può baciare la sposa. A lei. Congratulazioni, amico mio. Grazie. Oh, scusatemi, sono arrivata in ritardo. Scusate. Ce lo ricorderemo questo giorno. Oh, che meraviglia. Congratulazioni, grazie. Alec. Ah, oh, che bella sposa. Gli ospiti dove sono? Alec, mio caro, com'è possibile? È il tuo matrimonio e non hai invitato nessuno? Non è così Laura grave. E io abbiamo pensato a lungo se invitare tutta la famiglia e tutti gli amici. E alla fine abbiamo deciso che io sono una degna rappresentante di entrambe le categorie. Oh. Brave! Christy non è solo mia cugina, ma è anche la mia migliore amica. Originale. E invece di mettere radici qui, dovremmo stappare lo champagne. Su, venite. Sono pienamente d'accordo. Dopo il vostro sì è la prima cosa sensata che sento dire. Sono sicuro che sarete molto felici insieme, Laura. Grazie, Tom. Ma chi è questo orribile personaggio? Non farti sentire, è il socio di Alec. La ritardataria Daphne è sua moglie. Sono amici di Alec e di vecchia data. Ah, andiamo bene. Gabriel era ancora piccolina e una volta ho sorpreso Erika in vestito da sera sul terrazzo che con una mano teneva una coppa di champagne e con l'altra buttava giù uno dopo l'altro tutti i pannolini sporchi che aveva accumulato dentro casa. Posso sapere chi sarebbe questa Erika così divertente? Veramente non lo sa. Erika è stata la prima moglie di Alec e Gabriel è sua figlia. Erika era fuori di sé quando scoprì di essere incinta. Non lo accettava, lo riteneva il trucco più spregevole di questo mondo per incastrare le donne. Sì, ma poi diventò una madre passabile. Vi prego di scusarmi. Che le prende? Laura è incinta. Questo spiega alcune cose. Che vuoi dire esattamente, Daphne? A chi vuoi darla ad intendere, Alec? Laura è senza dubbio una donna deliziosa, ma Erika è ancora la mia migliore amica. E noi sappiamo quanto tu la adorassi. Amo Laura adesso. Non farti mettere i piedi in testa, è solo una brutta cidona. Alec ormai è divorziato da questa Erika e ora sei tu la sua unica moglie. Ho appena saputo del tuo piccolo segreto. Tanti auguri. Grazie. Immagino che Alec sia al settimo cielo. Ha sofferto terribilmente quando Erika, dopo il divorzio, ha portato con sé Gabriel in America. E tu gli stai quasi colmando il vuoto che ha nel cuore. Siete sempre dell'idea di volare a New York domani? Sì. Ho sempre sognato di fare il mio viaggio di nozze a New York. Ah, già, quasi dimenticavo. Appena sei uscito dall'ufficio, ha chiamato la segretaria di Howard Moss e ha confermato l'appuntamento per mercoledì al Four Seasons. Oh, perfetto. Hai preso impegni di lavoro? Credevo... Ah, povera cara, ancora non sai come è fatto Alec. La vita privata non fa parte del suo vocabolario. Sono convinta che anche al suo funerale cercherà di vendere al parroco qualche azione. May, vieni a prendere un tè insieme a noi. Neanche se crepa. Ieri ho dato un passaggio a May. E lei mi ha chiesto di fermarmi lungo la strada e di lasciarla al piccolo emporio che c'è all'incrocio. Dopo mezz'ora finalmente è uscita, carica di quaderni colorati e sai, no, quelli classici che si usano a scuola. Quelli con il clown. Sì. E un pacco di riviste. Ovviamente quelle piene di pettegolezzi, ma credo che voi la conosciate bene. Come no?
Deve tenersi al corrente sulle gioie e i dolori delle famiglie reali. Siete assolutamente perfidi a prendervi gioco di questa debolezza di May. Voglio proprio vedere voi quando avrete la sua età. Grazie, tesoro mio, grazie. Oh, scherzo. Ma che ci fa con tutti questi quaderni? Oh, ritaglia le foto e gli articoli che le interessano e ce li incolla sopra. Non ci credo. Sì. Già, l'ultima volta che le ho chiesto di cenare con noi era tutta occupata a ritagliare foto con una forbice minuscola. Non sarà un po' svanita? Effettivamente devo dire che May è stata sempre un po' strana, ma penso che comunque sia meglio che occupi il suo tempo a ritagliare giornali piuttosto che a costruire bombe, non trovi? May, grazie. Una di quelle bombe sarebbe senz'altro destinata a me. No. Che succede? Alex si è sposato. Cosa? Sì. Caro Gerald, carissima Eve, Laura e io ci siamo sposati ieri. Con l'affetto Alec. Chi è questa Laura? La moglie di Alec? Sì, certo. Ora devo scappare. Grazie per il tè. Silvia! Ma tu la capisci? Temo di sì. Che cos'è? Si era fatta delle illusioni su Alec. Oh, no, non ci credo. Davvero? Già. Per cominciare beremo un cocktail al Rockefeller Center, a Rainbow Lounge. Poi ti porterò a pranzo al dancing. Scommetto che farei tante di quelle compere da farti passare la voglia. No, no, fermati, faccio io. È troppo pesante per te. E la notte guarderemo fuori dalla finestra dell'hotel le luci di New York. Che succede? Non so, Alec, ho un dolore terribile. Gabriel? Sì, Gabriel Haverstock. Chi parla? Sono Silvia Martens, ma immagino che non ti ricorderai di me. Sei di Cornwall, l'amica di zia Eve e zio Gerald. Sì, infatti. Di certo ti chiederai il motivo della mia telefonata. Beh, in effetti, saranno passati 10 anni dal nostro ultimo incontro, o sbaglio? Sei in America? No, no, ti sto chiamando da Cornwall. È stata tua madre a darmi il tuo numero. Mio padre non sta bene. No, non è questo. Lui sta benissimo. Anche se... Dimmi, che c'è? Si è risposato. Quando? Ieri. Naturalmente non ho intenzione di mischiarmi nelle sue faccende. Sono affari che non mi riguardano. Ma ho voluto chiamarti perché le circostanze di questo matrimonio sono piuttosto strane, sai. Capisci quello che intendo? Chi è questa donna? Non lo sa nessuno. Sinceramente sono molto preoccupata per tuo padre, Gabriel. Spesso alla sua età gli uomini prendono delle decisioni di cui poi si pentono per tutta la vita. Ti ringrazio per avermi avvertita, Silvia. Credo proprio che sia arrivato il momento che io torni in Inghilterra. Gabriel, qualcuno doveva dirtelo, cara. Sì, certo. Devo andare in Inghilterra. E quando torni? Penso che sia una storia conclusa. Negli ultimi tempi non abbiamo fatto altro che litigare. Perciò non tornerò. Oggi sei in gran forma. Venerdì ritorno a casa. Mm.
potremo avere altri 10 bambini, Laura. 10? Va bene, basteranno anche 5. Ascolta. Ho bisogno di parlarti di una cosa importante. Sì? Avevo pensato a New York come viaggio di nozze, ma come hai già saputo, avevo anche intenzione di occuparmi di alcuni affari. Non posso dire di averlo saputo grazie a te. Perché non volevo turbare la tua gioia. A ogni modo, il punto è che Tom ieri sera si è sentito di nuovo con questo Howard Moss. È un uomo influente ed è interessato a stipulare un contratto con noi. Per farla breve, devo andare a New York. Mi lasci sola in un momento così? Neanche io sono contento di farlo. Stavolta non può andarci, Tom. Siete soci. Per favore, Laura, sul lavoro no. Vorrei proprio che tu non ci mettessi bocca. Non te la prendere. Su, non essere in collera. Ultimamente sono un po' sotto pressione. Ho telefonato a Gerald e Eve prima di venire qui. E sai cosa mi hanno detto? Che non vedono l'ora di prendersi cura di te mentre saranno io. Ma io e i tuoi parenti non li conosco per niente. Oh, ti piaceranno molto, soprattutto Eve. E credimi, per rimettersi in sesto al mondo non c'è posto migliore di Cornwall. Preferirei restare a Londra. È fuori discussione, Laura. Non permetterò che tu rimanga qui da sola. Potrei chiedere a Christy di farmi compagnia. No, Christy è troppo impegnata col suo lavoro. Non avrebbe il tempo di occuparsi di te. È deciso, venerdì ti accompagno a Cornwall. E sabato prendo il volo per New York, d'accordo? Immagino debba andarmi bene per forza, vero? Non starò via per molto. Una settimana dovrebbe bastare. Allora, tesoro mio. Stai bene, mi raccomando. Buongiorno. Buongiorno, signora madre. La vostra beltà in una mattinata così meravigliosa è capace di sciogliere anche le vecchie pietre. Smettila di prendermi in giro. Puoi dire a May di scendere? Devo andare all'aeroclub per fare qualche prova di volo e lei voleva un passaggio fino in paese. May! Iwan se ne sta andando. Arrivo. Sai quando arriva zio Alec e... come si chiama la nuova moglie? Laura. Alec pensava di arrivare per le 5. Laura? Ha un bel nome. E se conosco lo zio Alec è anche carina. Che scemo. May. Buongiorno. Buongiorno, mio caro. Stai bene? Sì. È davvero un peccato che Laura abbia perso il bambino. Che vuol dire? Vuol dire... certo che mi dispiace per lei. D'altronde, non sono sicuro che Alec alla sua età desiderasse poi così tanto ritrovarsi di nuovo a fare il padre. Ma Alec avrà sì e no 50 anni. Ma se ora avesse un figlio, poi... alla mia età dovrebbe avere a che fare con un adolescente scatenato. E non dimenticare che Alec ha già Gabriel. Sì, ma dopo la separazione da Erica non l'ha più rivista. Cosa che lo fa molto soffrire. Non mi meraviglierei se avesse paura di ripetere l'esperienza. Oh, scusami. Thank you.
Che meraviglia. Sei d'accordo allora che è stata un'ottima idea venire qui? Gerald e io ci abbiamo passato tutte le estati. Lui allora stava in collegio, ma le vacanze le abbiamo sempre trascorse insieme. Qui ci sembrava di essere in paradiso. E ogni volta tornare a Londra non era il massimo del divertimento. Gerald ha avuto un'altra moglie prima di Eve. No, prima di lei era uno scapolo incallito. Capitano d'alto mare, una donna in ogni porto. Anche se oggi naturalmente sostiene di aver sempre aspettato una come Eve. L'amerà molto. Silvia! Oh, che bella sorpresa! Una vita che non ci vediamo, come stai? Va bene! Benissimo, direi! Non sapevo che veniste oggi, è stata una sorpresa magnifica! Tesoro, voglio presentarti il mio unico grande amore giovanile, Silvia! Sapevi che Silvia sarebbe passata? No! Un tempismo eccezionale! Non essere così severo con lei, sarà stato un caso, sei troppo sospettoso! Come si chiama? Oh, Lucy! Piccolina, ma quanto sei dolce! Volete passare qui tutta la mattina? Sì, in casa si sta più comodi! Non vedevamo l'ora, benvenuta a Tremenir, Laura! Salve! Allegra come sempre! Già. Andiamo? Allora? Gerald! Tantissimi auguri, Alex! Spero che ti troverai bene da me! Qui lo sport preferito è... Oh, devi raccontarmi tutto, sono troppi anni che non vi aggiorno! Che vuoi che ti dica? Le solite cose! Tutto! Agli sposi, perché siano felici. Auguri. Grazie. Grazie. Scappi via per lavoro come al solito oppure stavolta ti fermi un po' di giorni? No, oggi devo rientrare a Londra. Domani parto per New York. Peccato. Voglio dire, Laura dovrà essere molto triste se la lasci sola adesso. Beh, non potremo sostituire Alec, ovviamente, ma vedrai che passeremo delle belle giornate. Sono contenta di poter stare qui con voi. E anche Lucy lo è. E ora? Mi dispiace, ma devo andare. Mi dispiace. Alec, ti accompagno alla macchina. Ciao. Vieni. Arrivederci. Grazie di tutto. Buona fortuna a New York. Gerald. Santo cielo, stavolta Alec ha catturato un cerbiatto spaurito. In effetti anch'io sono meravigliato. Non si è ancora rimessa in salute e il viaggio fin qui sarà stato faticoso. Sì, sì. Però vi ricordate l'effetto che ci fece Erika la prima volta che si presentò qui? Sì, è vero. Hai ragione. In confronto a Erika, Laura sembra un po' insignificante. Sicuramente mi avranno trovato noiosa. Ah, che sciocchezza. Eva, l'hai visto anche tu, ti ha già preso in simpatia. E anche Gerald sarà felicissimo di avere in casa un ospite discreta che non parla in continuazione. E questa Silvia abita qui o è solo venuta a trovarli? Abita nelle vicinanze. Ha sempre fatto parte della nostra banda, una cosa non facile per una ragazzina in mezzo a tutti quei maschiacci. Sicuramente le abbiamo dato parecchio filo da torcere. In più Silvia ha perso suo marito da poco. John era un alcolista grave e alla fine questo lo ha portato alla tomba. Sii un po' carina con lei, va bene? Non ha avuto una vita facile. Ti chiamo appena arrivata a New York, eh? Sì, d'accordo. Ciao. Oh,
per il mio grande amore. Tu, Alec. Che succede? Come mai in piedi così presto? Volevo preparare la colazione. Non serve. Per Gerald la preparo io, il resto della famiglia in genere fa da sé. E come sempre alle 11 arriva la signora Quigley che mette tutto a posto. Sì? Eve, puoi venire subito, è successa una cosa gravissima. No, no, io sto bene, non si tratta di questo. Chiedi anche a Gerald di venire, per favore. Sì, va bene. Era Silvia, mi ha chiesto se andiamo subito da lei. Ma come, adesso? Non sono neanche le 9. Aveva una voce terribile. Bella melodia. È del mio compositore preferito. Ah sì? E chi è? Io. Lo sapevo che era una donna affascinante. Io sono Iwan, il figlio di Eve. Piacere, Iwan. Eve e Gerald sono usciti alle 9. Mi hanno detto che la sua colazione è pronta in sala da pranzo. Grazie. Le va di accompagnarmi? Devo portare dei mobili al laboratorio di un mio amico e datore di lavoro. Con l'occasione potrei mostrarle i dintorni. Però deve aspettare che mi prepari. Per me va bene anche in camicia da notte. Ah. Può venire con noi? Certo. Scendiamo subito. Disgustoso. È assurdo che qualcuno sia capace di un'azione così vile. La busta ce l'hai ancora? Porta il timbro di ieri del nostro ufficio postale. Oh no. Non ne sarebbe mai stata capace. May è una donna anziana e forse anche un po' bizzarra, ma è la persona più dolce che conosca. Certo è che lei odia l'alcol e io non le sono mai piaciuta. Oh, Silvia, avrai civettato una volta di troppo con Iwan, figurati. Basta questo perché ti guardi in cagnesco. Lei si sente ancora la sua governante. È molto possessiva con lui, ma c'è scritto, tu hai tradito tuo marito. Lo hai spinto all'alcol che lo ha portato alla morte. Dovresti avere vergogna di te. In paese non potrebbe esserci qualcun altro capace di un gesto simile? Lo sanno tutti qui che John è morto a causa dell'alcol. Come sanno benissimo che così da sola non ho una vita facile. Ma come vedete, questa è la pagina di un quaderno di scuola. Non siete stati proprio voi a raccontarmi che May ultimamente ha la mania di ritagliare foto e articoli di giornali ed incollarli su dei quaderni di scuola. Intendi rivolgerti alla polizia? Ti prego, Silvia. Parlerò con May. E se è stata veramente lei, ti giuro che non accadrà mai più. Se tu la denuncerai, sicuramente la ricovereranno in un ospizio. E io non potrei sopportarlo. Non ho intenzione di denunciarla.
Se avessi immaginato che questa storia ti avrebbe addolorato tanto, avrei già buttato questa lettera. Anzi, guarda, lo faccio subito. Lascia stare. Anche se capisco che non ti vada di tenerla in casa, ti consiglio di non buttarla. La terrò io. Probabilmente questo era solo l'inizio. Se in seguito decideremo di denunciarla, la lettera ci servirà come prova. Va bene, allora nascondila in modo tale che non me la trovi mai più davanti. Ora vi preparo un buon tè e cerchiamo di dimenticare tutta questa brutta storia. May! May! Sono io, Eve! Perché tu abbia deciso di restare qui. Ah, grazie. È che non è stata una decisione del tutto volontaria. E tu? Che facevi prima di diventare la seconda moglie di Alec Haverstock? Lavoravo in una casa editrice. È ovvio che ho fatto una gaffa, se no non avresti cambiato umore così. E visto che il motivo non sarà la casa editrice, anche se lo ritengo un lavoro noioso, immagino sia per la seconda moglie. Eve mi diceva che sei un architetto. Sì, ma ora gestisco insieme a un amico un negozio di antiquariato. E ogni tanto faccio qualche volo per una piccola linea aerea privata. Quindi sei anche pilota? Sì, ho il brevetto da pilota. Ma volare per me è solo un hobby. Quante cose sai fare. Lucy! Mi spiace se ho detto qualcosa di sbagliato. Ma no, il problema è mio. Mi stranisco sempre quando si parla della prima moglie di Alec. Perché? Perché tutti quelli che la conoscono in genere mi paragonano a lei. E con questo? Deve essere una donna molto affascinante. Anche tu lo sei.
Di cosa si tratta? Si tratta di May. No. Oh, Gerald. Sono entrata di nascosto in camera sua e... Allora? Ecco. So quanto tu e Iwan siate affezionate a May. E quanto lei abbia fatto per voi. Ma scrivere lettere anonime non è cosa da poco, Eve. Non abbiamo prove che sia stata lei. Appunto. Per questo voglio che tu le parli. E se è stata davvero lei? Dovremmo allontanarla, portarla in una casa di riposo. No, Gerald, no. Buonasera. Ah, eccovi. Vieni. Ciao. Saltate. Signore. Non avevo avuto il tempo per comprarti un regalino, quindi... Oh, ma come sei carina, non dovevi. Bevi qualcosa, Laura? Sì, quello che bevi tu. Oh, l'ho già conquistata. Iwan. È stata una bella giornata. Spero che Iwan non ti abbia affaticata troppo. Grazie. No, neanche un po'. È stato molto premuroso. E poi ha anche fatto finta di interessarsi a tutti i miei discorsi. Oh, ma che meraviglia. È esattamente quello che avrei tanto voluto... Ah. Non c'entro, non gliel'ho neanche indicato. Ah, mi ha portato alla bottega del suo amico e quando l'ho visto ho pensato subito a te. Grazie, Laura. Mi hai reso davvero tanto felice. Per così poco. Guarda. Oh, scusatemi. È l'aria di mare, distende chiunque. Credo che andrò subito a letto. Ottima idea. Buonanotte, Gerald. Buonanotte. Avete mangiato? Praticamente di continuo, da un ristorante all'altro. E ogni volta non so proprio come ho fatto a non scoppiare. Buonanotte. Vieni, Lucy. Buonanotte. Lucy, vieni. Vai, forza. Vuoi venire? Sì. Voleva restare qui. Capricciosa. Sogni d'oro, Laura. A domani. Buonanotte. Una donna di gran classe. Sì. È sposata con Alec. Che ci fa lei in casa del signor Haverstock? Non mi riconosci? Oh no, non è possibile. Gabriel! Tuo padre non crederà ai suoi occhi. Già, ma purtroppo non è in casa. È vero, è andato a Cornwall con la nuova moglie. A Tremenhir? Sì, a Tremenhir. Sai anche quando ritorna? Mi ha chiesto di annaffiargli le piante per 10 giorni. 10 giorni? In realtà dovevano partire in viaggio di nozze, ma la signora si è sentita poco bene. Ho capito. Oh, scusa, è il mio telefono. Salve. Buongiorno, Laura. Che vista meravigliosa. Ieri com'è andata la gita con Iwan? Bene. È stato davvero gentile. Mi ha portato dappertutto. Ne sono convinta. Ora che si è assicurata Alec, può anche divertirsi altrove, non è vero? Non capisco. Che vuol dire? Che voglio dire? Lei mi ha soffiato l'uomo della mia vita, con il trucco più antico del mondo. Sì. Alec voleva sposare me, e se non fosse rimasta incinta, di certo lo avrebbe fatto. Se Erika non gli avesse portato via Gabriel, non si sarebbe lasciato abbindolare così. Chi è?
May, hai chiuso a chiave? Ah, sì. Scusami, apro subito. Ecco. Ciao. Hai una bella pazienza. Già. Ora che ci penso, non mi hai mai spiegato perché lo fai. Sai, è un modo come un altro per passare il tempo. Cosa vuoi che faccia una vecchia come me? Peccato che l'altro ieri non mi hai detto che andavi alla posta. Avresti potuto imbucarmi qualche lettera. L'altro ieri sono stata alla posta. Perché non è così? Non me lo ricordo più. Oh, il brutto della vecchiaia è che si dimentica tutto. Non è bello. Di nuovo quella lì. Gerald! Oh, Eve. È una donna cattiva. Cosa dici, May? Ma dove vi siete cacciati? Mi può dire il prefisso per New York, per favore? Quale quartiere? Manhattan. 001212. Ma ora a New York è notte fonda. Non importa, arrivederci. Arrivederci. E allora, Eve, qualche novità riguardo a May? È parecchio confusa. Se è stata lei a mandartela, ora non se lo ricorda più. Non ricorda neanche di essere stata alla posta. Ah, oh, poveretta. Senti, fammi un favore. Non potremmo fingere che questa lettera non sia mai esistita. Va bene. Grazie. Belle, eh? È stata Laura a regalarmi queste statuette. E sono proprio quelle che mi piacevano tanto. Beh, se le può permettere. Sai, ora che sta prendendo un po' di confidenza, mi dà tutta un'altra impressione. Buongiorno, signora Quigley. Sì, l'acqua cheta spesso è molto profonda. Non me la dai a bere, cara Silvia. Mi sono accorta subito che non la sopporti. Ma che ti viene in mente, Eve? Io la trovo carina. Alec ha avuto fortuna a incontrare una come lei. Sì. Ora non resta che trovare un bel marito anche per te. Così saremo a posto tutti quanti. Ti dirò, al momento sto molto meglio da sola. E non so se mi piacerebbe avere di nuovo un uomo che gira per casa. Ciao, May. Dove vai di bello? A fare compere, mio caro. Ti do un passaggio? No, no, preferisco andare a piedi. Che fai? Ti incontri segretamente con il tuo amante? Vai un po' troppo in giro. Ciao, che ci fai qui? Ciao. Ehi, che succede? Niente.
Mi dai un passaggio? Sì, certo. Che cos'è? Credevo che fossimo amici. Sai, avevo voglia di sentire Alec, l'ho chiamato a New York, ma lui non era in camera. Ah, gli uomini d'affari impegnati come lui non ci stanno quasi mai in una camera d'albergo. Sì, ma a notte fonda dovrebbero. Come hai conosciuto Alec? È una storia molto romantica. Mi prenderesti in giro. Adoro le storie romantiche. La prima volta lo vidi 15 anni fa, ma lui non mi notò. Fu durante una pausa pranzo. Dalla casa editrice dove lavoravo allora, quel giorno andai in un piccolo ristorante del centro, dove mia cugina Christy mi aspettava per mangiare insieme. Quando lui entrò, io seppi subito che quello era l'uomo che avrei voluto sposare. Incredibile. Continua. Poi Alec uscì. E Christy mi disse, quello è meglio che te lo scordi, Laura, perché è sposato con una donna eccezionale e ha una figlioletta dolcissima. In seguito vi siete rivisti in quel ristorante? Sì. E così hai saputo che aveva divorziato? Allora ti sei buttata fra le sue braccia e hai detto, finalmente libero! No. Però lui era ancora l'uomo dei tuoi sogni. Sì. Invidiabile. Perché il mio desiderio si è avverato? Perché eri sicura di farcela fin dall'inizio. Due. Io sono stato fidanzato. Mm-hmm. Si chiamava June. Grazie. Appena abbiamo dato la notizia, sembravano tutti impazziti di gioia. Sua madre si mise a progettare il più grande matrimonio del secolo. Ma quando un giorno la vidi esultante perché ci avevano regalato un servizio da 12 di posate d'argento, io pensai soltanto a una cosa, a scappare. Naturalmente si arrabbiarono tutti, anche Eve. Capirai, aveva perso una buona occasione per mostrare il suo cappello nuovo. Sei stato molto coraggioso. Volevo bene a June, ma sarebbe stato vile da parte mia sposarla pur sapendo che non l'amavo. E perché hai lasciato la tua professione? Io non avevo altra scelta. Il capo architetto dello studio in cui lavoravo era, guarda caso, il padre di John. Ah? Brindo all'amore. Pronto, Ale, come stai? Come vanno gli affari? Sì, da noi tutto a posto. Sì, sì. Mi dispiace, ma in questo momento Laura non c'è. Come? Si è fatta quasi l'una e non me ne sono accorto. Credo che sia andata con Iwan, nel locale dove va sempre lui. Sì, sicuramente sono ancora lì a chiacchierare, a bere qualcosa. Certo, te lo prometto, senz'altro, sì. A presto, Alec. Tieni, oh, tesoro. Il mio angelo della sera. Era Alec, voleva parlare con Laura. Ah, non gli hai detto che passa la serata sola con Iwan, vero? Certo che gliel'ho detto. Oh. E che cosa ha risposto? Di salutarla per lui. D'accordo, ma in che modo te lo ha detto? Con molta disinvoltura. Con affetto. Come fa un buon marito che si fida di sua moglie. Anche se lei sta girovagando con tuo figlio. No, 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 che ti vengono le rughe. Ce le ho già. Ma che dici? Su, non vale la pena di preoccuparsi. Laura ama Alec immensamente. E di sicuro non si farà abbindolare dal fascino trasgressivo di Iwan. Lo spero proprio.
Ecco, siamo arrivati. Vede, è laggiù, in fondo a quel prato. Sì, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Dormono ancora tutti. Prima delle 9 è così. Se mi fai un altro sorriso, potrei anche offrirti un tè. Se poi mi dici anche chi sei, potrei aggiungerci le uova e lo speck. Io sono Gabriel. Cerco Alec Haverstock. È mio padre. In ogni caso, Alec è a New York, ma Laura è qui. Non ti dispiacerà. Non ce la vedo come matrigna cattiva. Sei bionda vera? Vera ossigenata dall'acqua marina. Gli ultimi 6 mesi li ho vissuti su una barca a vela. Con tua madre? No, con un uomo. E tua madre dove sta? In Virginia. Da quando si è risposata vive nella fattoria del mio patrigno e trascorre tutti i giorni con lui a parlare di cavalli e solo di cavalli. Non hai simpatia per i cavalli? Veramente ci ho provato a farmeli piacere. Ma poi mia madre mi ha buttato fuori di casa. Era terrorizzata all'idea che il mio patrigno potesse passare dalla madre alla figlia. Non direi sul serio. Tu non conosci Erika. E così, prima di spendere tutti i soldi dall'analista per superare il mio evidente complesso di abbandono, li ho investiti per venire a trovare mio padre. Anche perché vorrei da lui un piccolo chiarimento. Non è bello che un padre ti procuri una matrigna e non te lo faccia neanche sapere. Povera piccola. Ti hanno fatto soffrire non poco, Hai una dote eccezionale. Sei riuscito a sapere la storia della mia vita. Lo fai con tutte? È il mio passatempo preferito. Accidenti, devo andare. Laggiù c'è la mia amaca, ti puoi riposare lì. Almeno finché i signori non si svegliano. Ce ne vuole ancora. Iwan! Non ho lasciato solo la barca a vela, ma anche l'uomo che ci viveva. Ti sei meritata di lavare i piatti. Ti hanno mai detto che sei un uomo piuttosto attraente e che fai un certo effetto sul genere femminile? Centinaia di donne. In tutti i porti della terra. E che sei molto romantico? Ma da nessuna l'ho mai sentito così volentieri come da te. Meglio di niente. Scusate, ma c'è una sconosciuta sull'amaca di Iwan. Buongiorno, May. Io vorrei sapere che sta succedendo. Grazie per l'informazione, May. Me ne occuperò immediatamente. Oh. Roba da non credere. Nonostante tutte le ragazze sconosciute che Iwan ha portato qui fin da quando era ragazzo, lei si agita come se fosse la prima volta. Resta sempre il suo bambino, rischierebbe la sua vita per proteggerlo. Oppure scriverebbe umilianti lettere anonime. Succo di pomodoro, estratto di pomodoro, minestra di pomodoro, concentrato di pomodoro, sugo di pomodoro, passata di pomodoro, pomodori essiccati, pomodori fritti, impanati,
pomodori in conserva, pomodori al peperoncino. Eve! Che c'è ancora? Questo cane! Questo cane ha vomitato sul mio tappeto! May, mi dispiace, pulisco immediatamente. Non serve, l'ho già fatto. Adesso vado in paese e porto i pomodori alla signora Martens. May, se non ti spiace preferirei di no. Forse per questa volta glieli può portare Laura al posto tuo. Tu dovresti proprio darmi una mano in casa. Me lo fai questo favore? Così con l'occasione inviti Silvia per domani. Vorrei fare una piccola gita. Se il tempo si mantiene bello, potremmo fare un picnic sulla spiaggia. Sei un vero tesoro. Bene. Visto che abbiamo tempo, ora noi andiamo a lavorarci la sconosciuta di questa mattina. Laura. Salve. A quanto sembra, May si è messa a fare la scansafatiche. No, è che il mio cane ha rimesso sul suo tappeto e io, per farmi perdonare, mi sono offerta di portarle i pomodori. Capisco. Eve mi ha detto di invitarla al picnic che vorremmo fare domani. Che peccato. Domani non posso. Ho un appuntamento con un'amica che non vedo da molti anni. Sarà per un'altra volta. Tanto lei resta ancora per un po'. Silvia, le cose terribili che mi ha detto l'altro giorno riguardo ad Alec e Iwan, non le pensa sul serio, vero? Non ho la minima idea di che cosa stia dicendo, Laura. Ma mi scusi. Pronto? Ah, ciao, Erika. È bello sentire la tua voce. Ciao! Vuoi un passaggio? Sì, grazie. È stata davvero una bella sorpresa, Gabriel. Peccato che tuo padre non sia qui con noi. D'altra parte c'è il vantaggio che in questo modo Laura e Gabriel avranno molto più tempo per conoscersi, non credi? Già, immagino che tu ti sia stupita quando sei venuta a sapere che tuo padre si era risposato. Non te l'aspettavi, eh? Veramente i miei genitori non riescono più a sorprendermi. Volete sapere una cosa? Sarei quasi tentata di fargli uno scherzo. Dato che ho la sua posta, potrei spacciarmi per la postina. O pensate che mi riconoscerebbe? Sai quando è arrivata questa lettera? Ieri, proprio quando stavo per andarmene. Perché? Temo di essere autorizzato ad aprirla. Anche se è indirizzata ad Alec. Non capisco, ma se è davvero necessario. Oh no. Ho il triste dovere di metterla al corrente che sua moglie ha una relazione con Iwan Ashby a Trinity. Un amico. Che cosa nauseante. Voi sapevate che si trattava di una lettera anonima? Sì, perché non è la prima. Gabriel, non farle parola con Laura. Cosa succede qui? Ah, quanto siete teneri. Potevate aspettarci, no? Ciao. Laura, tieniti forte. Non potrai mai immaginare chi è venuto a trovarci. Buongiorno, Laura. Sono Gabriel, la figlia di Alec. No, che sorpresa fantastica! Entriamo. Ora, se mi volete scusare, vorrei farmi una doccia.
Sì, certo, di là. Dov'è Gabriel? A farsi la doccia, io le vado a portare l'asciugamano. Se permetti, Aiwan, vorrei parlarti un momento. Vieni con me. Strano, stamattina era completamente diversa. Non posso crederci. Neanch'io. Devi essere sincero con me. C'è qualcosa di vero in questa lettera. Se non fossi il mio patrigno e io non ti volessi così bene, ti darei un pugno in un occhio. È quello che volevo sentire. Hai qualche sospetto? È la seconda lettera di questo genere. La prima è arrivata a Silvia. Silvia Martins? Dove veniva accusata di aver tradito il marito, di averlo spinto a bere e a morire. Che brutta storia. Stessa carta e stesso stile. Identico. È anche spedita dallo stesso ufficio postale. Ah. Deve essere qualcuno che ha fatto caso che Laura e io siamo usciti insieme in questi giorni. Qualcuno di qui. E che si è sempre distinta per il suo odio verso l'alcol. May. Sì? Oh, non volevo disturbarti. Volevo solo dirti che sono molto contenta del tuo arrivo qui. A tuo padre sei mancata così tanto. Ti andrà di fermarti un po' da noi? Teoricamente sì. Allora abbiamo tempo. Vorrei poter essere una buona matrigna, ma tu sei troppo grande e io ho troppa poca esperienza. Forse potremmo diventare amiche. Forse, sarebbe bello. Ora ti lascio in pace. Sicuramente sei stanca per il viaggio. Buonanotte. Sia sarà l'età. Non vedo l'ora di essere nel mio terrazzo, seduto sulla mia poltrona, a sorseggiare il mio tè. Che c'è? Ecco, vedi. Tra Laura e Gabriel non va come dovrebbe andare. Laura ci mette molto impegno, e Gabriel che non ne vuole sapere. Secondo te si comporta così per paura di perdere Alec? Molto meno Alec di Ivan. Ehi, tu sai qualcosa che io non so.
dammi, grazie. Noi andiamo. Venite? No, dobbiamo ancora parlare. Parlare di cosa? Del fatto che sei geloso. Hai letto la lettera anonima e sei così sciocca da credere a certe idiozie. Le tenevi il braccio sulle spalle. Oh, peccato capitale di gravità estrema abbracciare. E l'hai anche baciata. Così. Adesso ti mostro come bacio la donna che amo. Stupidaggini. Come puoi dire di amarmi se mi conosci solo da un giorno? Sono un uomo dalle decisioni veloci. E tu puoi affermare definitivamente che non mi ami? In questo momento non so proprio niente. Bene, mi basta già. Al resto ci penso io. Vedrai che tra 2 o 3 giorni avrai capito di amarmi. Tu sei uno di quelli che non molla mai la presa, vero? Non quando ci tengo troppo. Lucy! Lucy! Ah, dormigliona. Sì, Haverstock. Gerald, che sorpresa. Senti, Alec, qui è successa una cosa tremenda. Tua moglie... Mia moglie cosa? Dimmi. È morto il cane. Ah, capisco. Ha preso un tranquillante e ora dorme, ma noi pensiamo che la cosa migliore sia che tu venga qui. No, è impossibile. Sto lavorando come un matto, ho delle trattative importanti. Scusa, ma non riesco a immaginare come il lavoro possa essere più importante di tua moglie. Gerald, non la stai facendo un po' troppo tragica? Alec, Lucy non era ammalata. È stata avvelenata. Ah, senti, Gerald, non ti riconosco. Ma chi vuoi che abbia interesse ad avvelenare un cane così inoffensivo? È quello che ci chiediamo tutti. E comunque, c'è anche un altro motivo per cui tu dovresti tornare subito. Gabriel è qui. Gabriel? E come mai è venuta da voi? Beh, questo te lo spiegherà lei quando verrai qui. Ti aspettiamo al più presto. Pronto. Gerald, ci sei ancora? Per quale motivo sei così convinto che Lucy sia stata avvelenata? Io lo so come lo sai tu, Eve. No, May, no. No, no, questo non può essere. Lei non lo farebbe mai. Purtroppo c'era rimasta soltanto lei in casa. E Laura... potrebbe essere la prossima vittima. Sì, sono Haverstock, stanza 416. Lei potrebbe riservarmi un posto sul prossimo volo per Londra? Sì, grazie. Perdonami, Laura. Sono stata una stupida. Ti sei fatto aspettare, era ora. Gabriel. Oh, papà!
Sono felice che tu sia corso qui. So quanto sia importante per te il tuo lavoro. Gerald ha insistito moltissimo. Capisco. E al contrario di quanto prevedevo, tu hai un aspetto splendido. Sì, sto bene. Anche se soffro per la morte di Lucy. A dire la verità, hai l'aspetto di una donna che si è appena innamorata. Appena innamorata, sicuramente no. Molto innamorata, sì. Non dirmi bugie, per favore. Alec, si può sapere che cos'hai? Sei stata con Aiwan, vero? Alec! Ho pensato che Gerald stesse esagerando ad insistere tanto perché tornassi. Ma ora lo capisco anch'io perché era preoccupato e purtroppo aveva ragione. Se almeno lo ammettessi. Ma pensa quello che vuoi. Sì, non è stata una buona idea mostrargli la lettera. Non dico questo, ma forse sarebbe stato opportuno mostrarla anche a me. Era per non turbarti. Noi non pensavamo che Alec avrebbe reagito così. Io ne ho abbastanza, me ne vado. Cerca di capirlo. Alec ha sorpreso Erica a letto con un altro uomo e quell'esperienza lo ha traumatizzato, non l'ha ancora superata. Da quando ho sposato Alec io non faccio che vivere con il suo passato. Ci fosse stata una sola persona che conosceva Erica che non mi abbia paragonata a lei. D'accordo, ho pensato, devo avere pazienza, il tempo cambierà le cose. Ora la mia pazienza è finita. Non mi importa un accidente di quanti traumi abbia subito Alec o Gabriel o chiunque di questa famiglia. Che cosa credi? Anch'io ho i miei problemi. Scusami. E perché? Sei stata fantastica. Resti con me. Dipende. Da cosa? Sono incinta. E me lo dici solo adesso? Anch'io lo so solo da stamattina. Ho fatto il test e non c'è alcun dubbio, è positivo. Quello della barca a vela? Non so bene che cosa farò. Ma so che vorrei tenere il bambino. E vorrei tenere anche te. Ah, ora ti interessa. Ieri non sembravi di questo parere. Ma ieri non eri incinta. Non te la prendere, Gabriel. Avevamo appena cominciato. E io non credo di essere in grado di crescere il figlio di un altro uomo. Aiwan, accompagni Laura alla stazione. Sì, certo. Vai a Londra? Sì. Ho una soluzione migliore, ti ci porto in volo. Posso parlarti un attimo? Gabriel, è importante? Sì, certo. Ciao, Alec. Tu hai l'aspetto di uno che ha bisogno di un bicchierino. E in effetti avevo intenzione di andare al pub. Allora forse è un'idea che ti piacerà. Come ricorderai sicuramente, io so preparare i migliori cocktail da qui all'India. Ah. Sali. Dai. Sono contenta di andarmene.
Come? Niente. Che meraviglia! Come sono cresciute queste piante? Già. Complimenti, hai davvero il pollice verde. Mi piacciono le cose belle. Ora ti preparo un drink. E intanto io vado ad ammirare il tuo splendido giardino. Sì. Qui, Silvia. Che facevi lì dentro? Allora, a che cosa brindiamo? A Laura? Sì. O a Laura e Aiwan? Gerald mi ha detto che anche tu hai ricevuto una lettera così. Questo l'ho trovato lì dentro. E allora che cosa significa? Nel tuo capanno ho trovato anche una bottiglia di gin. Che vuoi che ne sappia? Sarà stata di John. Dentro non c'è del gin. Odora di un diserbante che usavo anch'io. Così velenoso che una piccola quantità può avvelenare anche un cane. Silvia, perché? Perché? Lei ha avuto tutto. A te. E i soldi. Ora anche Eve, la mia unica amica. Volevo regalarle io quelle statuine, ma non potevo permettermelo. E tu è per questo che hai scritto le lettere anonime. Prima a te e poi a me. Lo devi dimostrare. Ma quale dimostrare, Silvia? Io voglio sapere il perché. Perché è così? Sicuramente quei due sono stati insieme. Tu non hai visto come civettavano e non hai visto come stava lei dopo le loro passeggiate. Alec, io l'ho fatto solo per noi. Per noi? Non dirmi che hai pensato sul serio che noi due avremmo potuto tornare insieme. Sì. Perché no? Sei stato il primo uomo che mi ha baciata. Sei stato il primo uomo che io ho amato. Ma che uomo? Era un ragazzino, un adolescente. Ti ricordi quella notte quando Gerald e Eve si sono sposati? John al solito era ubriaco e tu mi aiutasti a metterla a letto. Così affettuoso, così pieno di premure. E poi mi hai baciata. E non eri un ragazzo. Non hai il minimo rimorso per quello che sta provando Eve.
Meno male che è la tua migliore amica, ma come hai potuto farle credere che fosse May l'autrice di quelle lettere? E come hai potuto passare soprattutto, sacrificare così una persona innocente per un amore che esiste solo nella tua fantasia? Io ti conosco troppo bene, Alec. Tu hai sposato Laura per dovere, perché era rimasta incinta. Però io lo so che ami me. E ora, se vuoi, ti aiuterò a liberarti di lei. Farei qualunque cosa per te, Alec. Perché ti amo. Io invece no, io non ti amo, Silvia. Anzi, non ti ho mai amata. È vero, non ti ho mai amata. Eve, sono Alec. Sono qui da Silvia. Per favore, puoi chiamare un medico. Ha avuto una crisi di nervi. Sì, vi aspetto. Non stai bene, Silvia. Hai bisogno di aiuto. Aspetta, non spegnere il motore. Devo prendere la vostra macchina. Il medico è già dentro. Che corri, Laura è partita. Cosa? Non sei cambiato per niente. Gabriele, non ho tempo per discutere dei tuoi principi. Dimmi dove è andata Laura. Perché? Per poter salvare, visto che sei stato messo alle strette, il tuo matrimonio e qualche altro problema? Gabriele, speravo che col tempo avessi capito che non puoi sistemare tutto come vuoi tu. Tua madre mi ha lasciato per un altro uomo. Non parlo solo di mia madre, sto parlando anche di me. Va bene, spiegati allora. Perché sei sparito in quel modo? Perché non sei mai venuto a trovarmi? Molti bambini hanno i genitori divorziati, ma i loro padri ogni tanto li portano allo zoo. Erika non era d'accordo. E tu potevi farlo lo stesso. Sai cosa penso? Che in qualche modo ti ha fatto comodo. Soffrivi in silenzio e tutto il mondo ti compativa. Ma per te era troppo faticoso lottare per tua figlia. Io ero troppo piccola per capire perché d'improvviso mi trovassi in America senza di te. E mi mancavi terribilmente. Anche tu mi mancavi tanto. Ma forse mi sono sottratto ai miei doveri barricandomi dietro il mio orgoglio ferito. Sono così felice che tu ora sia qui con me, piccolina. E se ti va, possiamo andare subito allo zoo. Ora è meglio che ti preoccupi di raggiungere Laura. Sì. È in viaggio per Londra. Col treno? No, Iwan la vuole accompagnare. Conosci l'aeroclub privato per cui vola ogni tanto? Ci vado subito. Ah, un'altra cosa. Sono incinta e non ho intenzione di sposare il padre del mio bambino. Visto che non so fare il padre, cercherò almeno di fare il nonno. Devo una settimana di voli. Ah!
C'è qualcuno che ti vuole parlare. Laura, ti prego. Non spegnere il motore, Iwan, torno subito. Io non ne sono tanto sicuro. Posso fare una telefonata? Gabriel, sono Iwan. Dai, fammi parlare. Dammi una possibilità. Ascolta soltanto quello che ti voglio dire. Ti prego, Gabriel. Mi dici il motivo di questa messa in scena? Sono un idiota totale. Mi sono comportato come un ragazzino. So di non meritarmi una donna come te, ma ti prometto solennemente che cercherò di cambiare. Ti prego, dimmi che mi vuoi ancora. Solo a una condizione. Tutto quello che vuoi. Che ci sposiamo. Ma noi siamo già sposati. Sì, ma solo col rito civile. Voglio sposarmi davvero. In chiesa. Con tutti gli amici, i parenti, il riso all'uscita della chiesa, il lancio del bouquet e dopo vorrei una grande festa. Questo vuol dire che mi perdoni? Sì. Oggi celebreremo davanti a Dio l'unione di due persone che si amano. Se qualcuno dei presenti ha qualcosa da dire contro questo matrimonio, parli ora o taccia per sempre. Vuoi tu, Alec Haverstock, prendere in moglie la qui presente Laura Hart per amarla, onorarla ed esserle fedele sempre nella buona e nella cattiva sorte finché morte non vi separi? Se è così, di lo voglio. Lo voglio. Vuoi tu, Laura Hart, prendere il qui presente Alec Haverstock come tuo marito per amarlo, onorarlo ed essergli fedele sempre nella buona e nella cattiva sorte finché morte non vi separi? Se è così, di lo voglio. Lo voglio. Le fedi, per favore. Basta, baci. Fate posto ai prossimi. Ne siete proprio sicuri? Sicurissimo. Chi diventerà il ballerino più amato d'America? So You Think You Can Dance, tra poco, su Fox Life.